Perciò siamo qua riuniti per cercare di sdrammatizzare un attimino la situazione di domenica, perché alla fine ci sono state un sacco di chiacchiere e un sacco di situazioni non belle e un sacco di cose dette magari un pochettino pure a sproposito nei confronti di una città come Marsala, di una società come lo Sport Club Marsala 1912, dei tifosi, dell'allenatore, del direttore generale, della stampa, un pochettino. Ce n'è per tutti e bisogna capire, e bisogna sempre dire che Marsala alla fine è una città degna di nota, è una società sportiva che se non sbaglio nasce nel 1912 e raramente ha giocato nei campetti questi, diciamo, delle borgate o dei vari rioni anche delle città un po' più grandi. Quindi, diciamo che la mentalità del calcio è quella giusta e che nello stesso tempo riesce a gestire, riesce a programmare e a fare campionati per come magari Dio comanda. Quindi trovarci in una bagarre di questa che è successa domenica, siamo stati un attimino tutti in difficoltà e siamo dispiaciuti al massimo perché alla fine di certo non abbiamo fatto una bella figura. E di sicuro non era nella nostra intenzione voler fare tale cosa, perché alla fine la responsabilità ognuno di noi ce la prendiamo e ce l'assumiamo, perché ovviamente quello che è successo domenica non è stata una bella cosa, perché se i tifosi entrano in campo e succede quello che è successo, ovviamente anche i tifosi hanno la propria responsabilità, anche loro prima di entrare magari sapevano di voler fare questa cosa, quindi ognuno. Io sono abituato sempre a dire che si deve assumere le proprie responsabilità e ognuno deve agire per come meglio crede. Quindi noi come società ci siamo sentiti un attimino lesi da quello che si è sentito dire in giro e quindi siamo qua per chiarire un attimino e voler portare un attimino la difesa a noi stessi, perché alla fine noi non ci sentiamo responsabili in prima persona perché abbiamo fatto di tutto, io in prima persona, per cercare che tale cosa non succedesse. Purtroppo è successa, non siamo nella prima società e nell'ultima che si può vedere una cosa del genere, ma nello stesso tempo dico io, ci sono state cose molto più gravi nella vita e si sono superate, quindi alla fine è una cosa, un incidente di percorso e bisogna mettersi subito un punto e ricominciare con molta tranquillità. Io la cosa che voglio dire e tengo a precisare innanzitutto che il Marsala Calcio quest'anno non ha mai detto che ha fatto una squadra per vincere il campionato, quindi diciamo io sono un uomo di sport, non sono né un avvocato né delle persone di Leida, sono un uomo di sport che ho fatto sempre sport, cioè da quando nasco fino adesso ho fatto l'ISEF, so cosa significa trattare con le persone, quindi non mi permetto mai di parlare male di nessuno, nello stesso tempo vorrei tanto che nessuno parlasse male nemmeno di me. Comunque, se qualcuno ha qualche opinione sbagliata ci può anche stare, l'importante è che io ho la coscienza a posto e sono tranquillo di quello che ho fatto e di quello che farò. Quindi, ritornando a domenica, dico che calcisticamente, ovviamente, una partita del genere può succedere. È strano, rocambolesco, che alla fine del primo tempo vinci 2-0 e poi perdi 3-2, ma ripeto, non siamo né nella prima né nell'ultima squadra che succede una cosa del genere, quindi calcisticamente parlando tutto ok, tutto ci può stare. Poi che l'avversario venga qua e cerca di vincere la partita, cerca di andare in campo e avere i suoi modi per vincere la partita ci può stare anche, perché poi alla fine se stiamo 2-0 e perdiamo la partita, la colpa è nostra, non possiamo dare la colpa agli altri perché dentro il campo ci siamo noi, la partita la gestiamo noi, la stavamo vincendo per 2-0 grazie alla grande qualità di gioco che c'è stata nella prima frazione, e poi alla fine non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, ma sicuramente non per questo deve succedere quello che è successo. Quindi io personalmente a nome della società mi scuso un attimino con tutti perché in parte mi sento anche responsabile e non voglio mettere assolutamente
fuoco nel fuoco, non pensi voglio mettere acqua, voglio stare bello tranquillo e sereno, perché tutte le chiacchiere che si sentono in giro non mi va nemmeno di leggerle e di ascoltarle, ma io sono sicuro e sono tranquillo di quello che ho fatto e quindi sono sereno al 100%. Poi, ripeto, la partita mi dispiace, l'abbiamo persa, 3-2 magari si poteva gestire diversamente, magari l'allenatore poteva reagire in un modo diverso, ma è sicuro che alla fine del primo tempo siamo convinti che non è successa qualche cosa non bella, tra cui l'arbitro che ritarda a rientrare in campo, rientra dopo 10 minuti, fra cui gente ci dice che nel corridoio che va verso lo spogliatoio c'erano grida contro l'arbitro, loro lavorano tutta la settimana, spendono soldi, poi si perde una partita del genere, quindi sono voci che magari ha condizionato un pochettino l'arbitro e il secondo tempo ha arbitrato tutta un'altra partita. Quindi a mio avviso non ci sta l'espulsione di Said, non ci sta l'espulsione del nostro mister, ci sta l'espulsione loro del 6, invece ha munito l'8. Quindi sono diverse cose che secondo me l'arbitro si è un attimino appannato e ha portato leggermente la partita verso di loro, ma sicuramente non volutamente, è una cosa che è potuta succedere, che come sbagliamo un gol un attaccante nostro può sbagliare benissimo l'arbitro a guidare una partita. Quindi ripeto, noi siamo dispiaciuti, siamo qua a volere chiarire quello che dobbiamo chiarire, non abbiamo nessun timore di nessuno, ragioniamo con la nostra testa, andiamo avanti, ci auguriamo tantissimo che la sentenza che abbiamo subito ieri sia quella definitiva e quindi da lì poi siamo pronti a continuare a fare il nostro percorso verso questo campionato d'eccellenza. Allora, noi innanzitutto siamo pronti già a intervenire dopo la sentenza, ovviamente dobbiamo aspettare la sentenza che è mercoledì prossimo, ci auguriamo che non calchino la mano, perché alla fine l'ho detto poco fa, ma sarà una città che va rispettata e la società è gloriosa e va anche rispettata. Siamo inceppati in questa situazione non molto gradevole e quindi bisogna uscirne fuori. Ci auguriamo che chi decide non calchi la mano, come ha potuto fare, secondo me, già un pochettino già l'ha fatta con il nostro presidente e con il nostro tecnico, perché alla fine 4 mesi di squalifica più il DASPO non è una bella cosa e quindi va vista bene, perché io personalmente, che lo sappiamo tutti, ho fatto l'allenatore per diversi anni nei vari campi, diciamo, della Sicilia, senza fare né nomi nemmeno cognomi, nei vari campi della Sicilia ho preso sputi, ho preso pugni, ho preso calci, eppure non ho mai visto né DASPO né squalifiche lunghissime, ho visto delle cose normali che cadono in tutti i campi. Qua a Marsala domenica scorsa è successo l'inverosimile e poi alla fine è successo un casco tirato che ha colpito purtroppo l'allenatore Mora e mi dispiace tantissimo, perché è una persona molto corretta e cordiale, quindi tipo che possa essere stato colpito in questo modo, lo sono dispiaciuto al massimo, ma è successa una cosa, penso involontariamente, quindi è successo questo. Poi per la maggior parte le altre persone se la sono presa con i nostri giocatori, quindi sono cose secondo me normali che si stanno un attimino strumentalizzando e parlando eccessivamente, che da 3 giorni che ascoltiamo a destra e a manca sentire questi discorsi non molto belli. Quindi noi siamo pronti ad intervenire e cercare di rimediare, perché dopo che si ha la sentenza del giudice sportivo si va alla commissione disciplinare, quindi siamo pronti a fare il reclamo e vedere quello che succede. Ci concentriamo per vedere se è possibile. Sicuramente ci difenderemo fino al più possibile, ma ci auguriamo che questa potrebbe essere quella di ieri, la sentenza definitiva. Sandri, il nostro mister, tutti sapete quanto lo stimiamo, perché alla fine l'anno scorso ha fatto un campionato eccellente, giusto un giorno di ritorno che ha perso solo 2 volte, che ha portato alla salvezza questa squadra. Quest'anno secondo me ha iniziato non come l'anno scorso, ma non male, ci sono state delle vicissitudini, un attimino di squalifiche, di infortuni, di cose varie che magari non ha fatto rendere la squadra per come dovrebbe, quindi che Sandri possa essere il nostro allenatore con molta tranquillità, questa è la verità, noi non abbiamo dubbi sulla professionalità, sul suo lavoro e su tutto. Ovviamente è un attimino in difficoltà perché DASPO non gli consente
di andare nel campo visto che è squalificato, perché se non fosse squalificato potrebbe tranquillamente esercitare la sua professione di allenatore. Purtroppo c'ha la squalifica per 4 mesi per quanto riguarda, diciamo calcisticamente parlando, e questo comporta un attimino una cosa un po' ambigua che dobbiamo valutare ancora bene, perché non è detta che realmente è così, quindi dobbiamo parlare con chi di competenza e vedere come ci dobbiamo comportare. Comunque Sandri rimane e sarà l'allenatore del Marsala, ovviamente cercando di aspettare la sentenza definitiva, cioè a dire il ricorso da parte nostra per scalare la classifica, la squalifica e la situazione d'Aspo deve vedere come completarsi, ma rimarrà sempre l'allenatore del Marsala. L'unica cosa che potrà succedere, visto che non potrà andare in panchina, e poi alla fine sappiamo tutti che abbiamo sempre collaborato, probabilmente gli darò un attimino più da vicino una mano io in questo periodo che per risolvere la situazione. Solo questo, l'allenatore del Marsala sarà sempre andato. Ecco Matteo, intanto sono contento e lieto di essere qui quest'oggi e al tempo stesso felice di come tu hai risposto alle accuse che venivano da lontano a Palermo. In settimana abbiamo sentito accuse anche di Mutolo, dello stesso direttore generale dell'Avvocato Castelnuovo. Hanno detto di tutto. Mi fa piacere che tu oggi stai rispondendo con stile, cosa che mi spiacerebbe, purtroppo non arriva da altre sedi. Chiusa questa parentesi, questa triste parentesi, volevo sapere da te come mai è nata l'idea di fare il ricorso sul campo. Cioè ieri abbiamo atteso tutti la decisione del giudice sportivo, abbiamo visto che per quando non c'è nemmeno Lombarda Angotta si dovrà pronunciare la giudice fra una settimana. Ecco, come è nata l'idea? Per quale motivo avete deciso di fare questo ricorso? L'idea è nata ovviamente dal nostro segretario qua presente, Pinocchi Pinti, che ha una grossa esperienza dal punto di vista della segreteria, e quindi secondo lui era giusto fare in questo modo per innanzitutto valutare bene e ragionare un po' di più, allungare un attimino il tempo per vedere com'è la situazione. Nello stesso tempo lui ha visto delle situazioni non piacevoli che ovviamente dobbiamo mettere ancora per iscritto in questi giorni, e quindi fare sapere il tutto al giudice sportivo quello che è successo a Marsala. Poi ovviamente, anche se probabilmente non sarà niente di concreto per far sì che la partita si metta sul lato nostro, ma nello stesso tempo dirà qual è la nostra verità. Ma è una decisione un po' dura da digerire, in quanto, ripeto, da calciatore io negli anni che ho giocato a calcio non sono stato mai squalificato per espulsione, se non raramente, ad esempio uno che durante l'anno prendevo pochissime ammonizioni. Qua invece mi capita che nel giro di 4 giornate già sono stato squalificato 2 volte, ho preso un DASPO, come se dovessi essere come, non lo so, uno che pensa solo a venire al campo e a creare problemi. Per cui ci sto restando male, io personalmente ho chiesto scusa alla società, ho chiesto scusa a tutta la città di Marsala, perché è giusto che quando un allenatore sbaglia si comporta male, perché io dopo magari a mente fredda ho capito di aver sbagliato. Però vorrei mettere anche in chiaro che, come dicono l'allenatore della PAMO, i loro giocatori, che fanno tantissimi sacrifici durante la settimana, io sfido chiunque a dire che io non faccio tantissimi sacrifici con la squadra, e quindi quando mi vedo rubare una partita dopo che si è dominati e vedere un arbitro che nel secondo tempo mi fa di tutto per rovinare una partita, che non mi vergogno a dirlo, lo posso anche sentire da lontano perché è la pura e santa verità, perché mi ha buttato fuori Gimon Said dopo che ha preso 2 pugni in faccia, non ha mai buttato il numero 8 della Panama dopo che ha dato una grossa comitata a Marco Fina, e mi ha allontanato soltanto perché mi sono poco allontanato dalla panchina dall'aria, e quindi mi ha mandato senza che il guardaline alzasse la bandierina, mi ha mandato fuori e perde una partita che meritavamo di vincere. A quel punto io in modo irruente sono andato là sbagliando, ma chiedere soprattutto il motivo della mia espulsione, perché ormai la partita si era persa, e quindi io ero andato là in modo magari fluente a chiedere soltanto la mia espulsione. Da lì poi è successo quello che è successo, e io ripeto, me ne assumo tutte le mie responsabilità. È giusto che io pago 4 mesi di squalifica, è giusto che io pago prendendo il DASPO. Io vorrei sapere l'arbitro
a che cosa andrà incontro, perché lui alla fine è quello che ha determinato in modo, secondo me, importante l'esito della partita. Poi io la potevo anche perdere la partita, assolutamente, ma sicuramente non in questa maniera. E ovviamente dipende tutto quello che è successo dal risultato, perché se magari al 90esimo Norfo fa gol e andiamo sul 3-3, per adesso non saremmo nemmeno qua. Quindi purtroppo abbiamo perso la partita e perdiamo un attimino tutti la testa. Ma io dico sempre, e nell'ultimo periodo l'ho detto in continuazione, bisogna essere come gli inglesi, ovviamente alle partite uno quando scende in campo non vuole mai perdere, ma pure gli avversari non vogliono mai perdere. Purtroppo si perde una gara, bisogna rimboccarsi le maniche, mettersi belli duri e continuare, la vita continua. Non bisogna ripetere tutto quello che abbiamo fatto, ovviamente come abbiamo detto, ma è normale che un attimino di giustificazione per questi ragazzi, per quello che hanno subito domenica, io la do, perché a mio avviso hanno fatto una grande prestazione e non meritavano di finire in questo modo. Pazienza, non tutte le ciambelle vengono col buco e bisogna arrivare.